Decora per un amico è il titolo della lodevole iniziativa presentata e portata a termine dall'Istituto Vittorio Veneto di Castrovillari, con la collaborazione della Fondazione Lenetun e di Anellina Fazio. Ceramicoterapia come nuova frontiera di cura, com'è che hanno reagito i bambini? I nostri bimbi hanno reagito benissimo avendo il pensiero di aiutare dei loro amici, diciamo così. Di conseguenza hanno fatto i loro decori con molta voglia di dare questo aiuto ai bimbi. Il risultato di questo impegno, condito dalla sinergia e dai contributi di allievi e genitori della scuola, ha consentito l'apertura di laboratori predisposti al lavoro della ceramica greca. Uno tra questi presente anche all'ospedale di Cosenza. L'entusiasmo da parte dell'Istituto Vittorio Veneto è stato tantissimo, entusiasmo anche da parte dei nostri bambini, dei nostri allievi che si sono divertiti tantissimo a decorare questi oggettini. Ma la cosa che ci ha fatto piacere è proprio il fine, l'obiettivo che si è prefissato questa iniziativa, ossia la costruzione su Cosenza, ma non solo, su Cosenza di un reparto oncologico per i bambini affetti da tumore. Ebbene, il nostro istituto è sempre aperto a queste iniziative che hanno ad oggetto la salute dell'essere umano, no? A maggior ragione trattandosi di bambini, i bambini che sono alla luce degli occhi per noi genitori. Educare non solo con i libri ma anche con la solidarietà, afferma la Presidente Antonica, entusiasta del lavoro svolto dall'Istituto che aiuterà tanti bambini con lunghe degenze ad alleggerire con tocchi di colore la loro battaglia alla guarigione. Io credo che educarli già da piccolini in questo senso, alla solidarietà nei confronti del prossimo, noi come scuola questo educhiamo ai bambini, proprio il principio, deve passare questo principio, il principio della solidarietà. Grazie.